Salve a tutti. Vorrei fare un certo discorso sui maestri. Il mondo è pieno di maestri. Maestri di scuola, va bene. È pieno di maestri spirituali, che non so, come quelli dello yoga, come quelli delle religioni, dell'esoterismo, ce ne sono a bizzeffe. E i maestri dovrebbero essere o sono coloro che, avendo già sperimentato una strada, ne indicano alcuni punti salienti, onde aiutare gli altri a seguirla. Attenzione però. Perché a volte i maestri si lasciano prendere un po' la mano e magari hanno altre mire, magari anche in buona fede. È importante poter seguire un maestro, ma è importante anche non lasciare il proprio spirito critico in presenza di un maestro. È vero che esistono anche i maestri interiori, ma i maestri interiori sono sempre supportati però o da maestri esteriori o da libri o da cose lette, no? Facciamo un esempio. Il maestro dovrebbe indicare alcune parti della strada, alcune parti salienti di una strada. E a volte però i maestri hanno uno scopo. Io parlo di maestri visibili e invisibili, perché ci sono tutti e due i tipi. Facciamo degli esempi. Giovanna d'Arco ebbe dei maestri invisibili che l'invitavano al sacrificio. Questi maestri, fra l'altro, tenevano alla salute della Francia. Lei salvò la Francia, ma andò a finire sul rogo. E accettò anche la fine sul rogo. Quindi c'era un prezzo da pagare. In modo meno cruento, la Blavatsky fu indirizzata dai maestri tibetani, almeno così lei raccontò. La Blavatsky non era una truffatrice, era uno che delle facoltà, le aveva effettivamente delle facoltà magiche, quelle che si chiamano paranormali. Lei ricevette un ordine dai maestri tibetani di portare lo yoga nei paesi occidentali. E ci rimase fregata perché alla fine lei ottenne solo quello. Infatti, al termine della vita, lei si lamenta molto di questo, no? Dice: "Io in fondo sono stata truffata, insomma, ho dedicato la mia vita a questo per trovare cosa?" Perché per lei non aveva trovato niente. Cioè la sua strada spirituale non era avanzata mediante questo, perché la strada spirituale avanza solo mediante la consapevolezza. Questo è importante da capire. Allora, il maestro spirituale, già un po' antipatica come figura, e che vuole aprire il grande ordine, divulgare, eccetera, già un pochino fa pensare. Un maestro che voglia insegnare qualcosa è bello, no? Perché insegnare è sempre bello, aiuta sempre altri. Ma quando vuole fare le cose troppo in grande, qualche dubbio lo fa venire. Il maestro, l'esperto, forse è più bello chiamarlo così.
E è colui che ha fatto una strada e che ne ha dedotto alcune regole, alcuni passaggi, in quanto le strade sono diverse per tutti. Se il maestro ha una certa sensibilità, le individua nella persona qual è la sua strada. La cosa a cui deve mirare uno che vuole insegnare qualcosa, togliendo la pomposità della parola maestro, ma riportandola a maestro di scuola, insomma, no? È di cercare di dare all'altro quello che l'altro può fare, non quello che l'altro non può fare, non farne la creatura che lui desidera per come si dovrebbe essere secondo lui o lei, individuare qual è la sua strada e spingerlo verso quella, non verso la sua, ma verso quella che gli è consona. Un maestro dovrebbe avere una mente immacolata per poter fare questo, cioè non dovrebbe avere troppi condizionamenti, no? Perché se ha dei condizionamenti, sottostare a questi condizionamenti gli toglie libertà e capacità di vedere, cioè lo obnubila un po'. E un maestro dovrebbe saper vedere bene negli altri. La cosiddetta immacolata concezione, cioè il concetto immacolato, deriva da questo, no? L'immacolata concezione è un concetto, è una capacità di concepire, quindi di capire, in modo immacolato, cioè non condizionato. La Chiesa ne ha fatto l'Immacolata Concezione di Maria attraverso una povera creaturina che hanno fatto santa e che si sono tolti dalle scatole ficcandola in un convento, perché aveva sognato l'Immacolata Concezione. Vabbè. Perché poi una donna per partorire un Dio, diciamo così, o un uomo Dio, non debba rompersi di mene. No, non si capisce, cioè qual è questo grande miracolo e meraviglia di non rompersi l'imene quando a volte facendo una spaccata ginnastica delle ragazzine se lo rompono. È difficile, però succede. Sono state fatte tragedie su questo. Se la Madonna era vergine prima, e quello per carità doveva esserlo. Ma poi se gli si rompe l'imene non è più vergine, per cui non le si doveva rompere l'imene. Vedete come la mente, quando è staccata dai sentimenti, diventa un'ossessione, produce ossessioni, diventa ossessiva. Cioè, il clero ha pensato, ripensato, ci ha fatto congressi, cose, per capire se l'imene della Madonna poteva essere salvo anche quando partoriva il bambino, cioè se si doveva rompere o no questo imene. Ma che cambiava? No, mi dite che cambia a ognuno di voi se la Madonna ha l'imene salvo o se l'è rotto? Cioè, cosa cambia nel mondo? No? C'è un'insensatezza assurda. Allora, l'Immacolata Concezione, il concepire che viene interpretato o come partorire o come concepire un pensiero, un'idea, una consapevolezza, perché anche la mente partorisce, anche l'anima partorisce, anzi, partorisce meglio della mente, comunque. Allora, l'Immacolata Concezione è un concetto, è una consapevolezza che non viene inquinato da condizionamenti umani, e cioè da ciò che ci hanno raccontato papà e mamma,
e poi tutti gli altri. Se riusciamo a recuperare questa consapevolezza, cioè la capacità di discernere senza essere influenzati dal mondo esterno, noi abbiamo un'immacolata concezione, senza preoccuparci dell'imene o non so di che altro, insomma, no? Perché allora gli uomini non possono avere un'immacolata concezione perché l'imene non ce l'hanno. Vabbè. Dunque, l'immacolata concezione è importante perché è il preludio all'incontro con lo spirito. Qualcuno di voi mi ha chiesto se potevo parlare dello spirito. L'immacolata concezione è praticamente è lo spirito, ovvero. L'Immacolata Concezione è una parte di noi che non è influenzata dal vissuto e che è a contatto col mondo invisibile. Ce l'abbiamo tutti. E è la parte indispensabile per avere accesso alla magia. Naturalmente non in assoluto, tutto è graduale, cioè occorre una mente abbastanza disincantata, abbastanza priva di condizionamenti, abbastanza capace di mettere in discussione tutto, no? Per poter sperare di potersi avvicinare alla magia. Io ho già parlato dell'elemento lunare, no? Della magia, e dissi già che la magia fu chiamata lunare perché se voi guardate un mondo notturno, no? Aprite la finestra di notte e vedete la luna che splende nel cielo, provate delle sensazioni che non provate in pieno giorno. Voi provate una specie di nostalgia, questa è la parola esatta, un sentimento vagamente struggente, una nostalgia, ed è la nostalgia della magia che vi è mancata. È la nostalgia del mondo vivo, del mondo animato, del mondo magico che gli antichi sentivano e capivano, al contrario di noi. Per poter decondizionare la mente, occorre un notevole coraggio. Il coraggio è quello di mettere in dubbio le nostre certezze e soprattutto mettere in dubbio i nostri genitori. Mettere in dubbio le certezze che i nostri genitori ci hanno tramandato non è facile, perché loro sono i nostri dei, ma noi dobbiamo poterlo fare piano piano, capendo che pure loro hanno avuto dei genitori che li hanno condizionati. E noi dobbiamo spezzare questa catena, perché il condizionamento è una catena che ogni genitore trasmette al figlio. Finché non c'è qualcuno che si desta, che spezza la catena e ritrova il mondo naturale della magia. Questo
Di solito si dice che il figlio è un po' più disadattato, perché è quello che meno si adatta ai condizionamenti ambientali, che cerca altro. Il chiedere di più, il non accontentarsi di quello che ci è stato detto. I sacri misteri venivano istituiti per chi voleva di più, non si accontentava di tutto il mondo così confezionato, con i suoi dei, con le sue regole, le sue religioni, voleva andare oltre. In pratica è andare oltre la mente. Poi si vede se ognuno ci riesce o meno. Il condizionamento è così forte in noi che spesso noi giudichiamo le persone che sono più o meno capaci di amare. In realtà la capacità di amare dipende dai condizionamenti. Se noi siamo molto condizionati, non siamo capaci di amare. E non è questione, come si pensa, di essere buoni o cattivi. Anche perché io ho trovato certe carogne fra quelli che facevano la carità. Vabbè. La bontà d'animo non è una vera bontà se non ha la consapevolezza e se non ha la capacità di difendersi, se non ha anche l'altra metà della mela. Se non si è mangiato tutta la mela, non solo mezza, cioè anche la capacità di arrabbiarsi, di reagire e di difendersi in modo lucido. E allora noi siamo seguiti da uno stuolo di esseri. Alcuni positivi, altri meno, altri del tutto negativi. Questi esseri che ci fanno da corteo, che ci attorniano, in qualche modo siamo noi a chiamarli, a seconda del nostro stato d'animo. Per cui è vero, come dicono alcuni, che se si hanno dei pensieri positivi, il mondo ci risponde positivamente. Però è anche vero che i pensieri positivi vengono se siamo positivi dentro. Se ci forziamo ad avere dei pensieri positivi, ma non siamo positivi dentro, facciamo una fatica bestiale, dura poco e poi stiamo peggio di prima. Quindi noi dobbiamo poter stare meglio per avere dei pensieri positivi. È vero che se noi siamo molto ansiosi, noi attiviamo pesantemente la nostra mente e gli spiriti positivi fanno più fatica a venire da noi. È il lasciarsi andare che permette agli spiriti di avvicinarsi a noi ed aiutarci. Non sempre, non stanno sempre appiccicati a noi, perché siamo tanti. Però nei momenti, nei frangenti importanti ci sono. Per esempio, i legionari romani, come tutti i romani, credevano nella
nei lari e nei penati, in queste divinità e antenati che potevano aiutarli. Ma avevano anche il culto dei compagni morti, cioè dei compagni di legione, il commilitone, cum milites, che essendo morti ed essendo affezionati a loro, perché sotto le armi ci si affeziona parecchio perché si ha un comune nemico, no? C'è un istinto di sopravvivenza, si diventa branco veramente. E questi compagni morti, secondo la religiosità dei legionari, diventavano loro protettori. Molto facile che fosse così. Perché stavano per anni insieme, gomito a gomito, mattina, sera, notte, che alla fine si formavano delle amicizie veramente notevoli. A volte anche degli amori, ma anche delle amicizie, comunque delle amicizie notevoli. E quando noi abbiamo un'amicizia nel cuore, è facile che anche se veniamo travolti dalla morte, conserviamo questa impronta anche dopo. Cosa ci portiamo dopo la morte? Non questa, ma questo. E allora se amiamo veramente una persona continueremo ad amarla. Se crediamo di amarla ma non la amiamo, non la ameremo più. Se siamo degli egoici, cioè se siamo referenziati solo su noi stessi, non penseremo agli altri. Ma se c'è un profondo amore tra genitori e figli, per esempio, i genitori proteggeranno i figli, o i nonni proteggeranno i nipoti, o gli amici più cari proteggeranno i loro amici più cari. Sto parlando del dopo morte. È vero, esiste. Non c'è bisogno di sperticarsi di preghiere per ottenere questo. Non è un sistema mentale che cambia il mondo, è il sistema dei sentimenti. Se noi vogliamo bene alle persone che ci sono state care, loro vorranno bene a noi e in qualche modo cercheranno di far accadere degli eventi che possano aiutarci nei momenti difficili. Questo i romani, ma non solo, tutti i popoli antichi questo lo sapevano, prima che venisse la Chiesa che dicesse no, per carità, questo non si può fare, non potete essere protetti se non dalla Madre Chiesa, perché noi allora che ci stiamo a fare? L'incontro con lo Spirito non è l'incontro con lo spirito degli altri, comunque. L'incontro con lo spirito è anzitutto l'incontro con il nostro spirito. In genere compare nei sogni. Spesso compare come una creatura vestita un po' all'antica. Con il vestito lungo, eccetera. È una creatura abbastanza, forse non è la parola giusta, abbastanza severa, cioè abbastanza autorevole e nello stesso tempo è molto dolce. Ricordo una mia amica che aveva sognato questo essere.
segnare questa donna bellissima con la munita di spada poi, che le aveva sorriso e lei mi domandò: ma io sto impazzendo? Che lei non l'aveva sognata, l'aveva vista nel dormiveglia. E io le dissi: no, non stai impazzendo, hai visto il tuo spirito, quello che chiamano anche lo spirito guida in qualche modo, che sì, bisogna non fare confusione, c'è uno spirito che è una parte di noi. E c'è uno spirito, e ci sono degli spiriti che possono aiutarci. La parte di noi è quella basilare, però, perché è quella che conosce l'universo, è quella che ci può indicare la strada, che ci dice da chi andare per trovare una strada, per esempio, che in certi momenti si unisce a noi per farci fare delle cose, perché normalmente è separato da noi, purtroppo. La mente ci separa da questa nostra parte interiore più sapiente, diciamo. Gli Etruschi la raffiguravano con la Lasa, una fanciulla bellissima alata, che era presente alla nascita del bambino o della bambina, che l'accompagnava fin dal mondo dei morti e poi se ne andava. Era una creatura bella, sapiente, dolce, altruista, eccetera, eccetera, che veniva invocata e da cui il cristianesimo ha preso la figura dell'angelo custode. Naturalmente senza gli attributi sessuali, perché se no dopo era femminile, per le donne non andava bene, cioè le donne devono essere sempre un gradino al di sotto. Questo spirito, per incontrarlo, è necessario abbandonare un po' la mente. A volte ci si può aiutare anche con degli elementi esteriori, e qui c'è il cerimoniale della magia. Attenzione con la magia, non esageriamo nel cerimoniale, perché se un giorno dovete fare una magia e state in mezzo a un bosco, che fate? Non fate più niente, cioè non. Non è che il mago, chiamiamolo così, vive una vita appartata, non sta in contatto con gli altri. E anche la donnetta che vedete fare la spesa al mercato, non vi credete. Cioè, anzi, in genere le persone più sagge sono quelle che si mascherano meglio. Sono quelle che, anche perché non sentono la necessità di apparire in un certo modo. Sono semplici, sono le persone più semplici possibile. E la magia non va tanto studiata sui grimori, sui segni, sui glifi, perché quello basterebbe andare veramente a scuola. Va sentita dentro. Va purificato lo spirito. Per sentirla dentro, va aperta la porta della mente per arrivare alla magia. E la magia deve far stare bene quando si pratica, però qualche volta può far stare anche male. Facciamo un esempio. Se diciamo, noi siamo degli amici, un gruppo, quello che è. Dico degli amici perché farla da soli, specie se si è principianti, è un po' rischiosetto. E vogliamo aiutare una persona che è attaccata dalla strada. Come l'aiutiamo? Innanzitutto riuscendo a capire quando è attaccato dalla strada, o quando compie un sacco di cavolate perché è sotto l'influsso dei suoi condizionamenti. E
e dei suoi dolori. Ma a volte c'è l'attacco dell'astrale in certe persone, si capisce dai sogni e si capisce dalle cose che gli accadono. Però attenzione, non andate in giro a farvi togliere il malocchio da improbabili esseri che vi chiedono un sacco di soldi, perché il 90% sono truffe, e forse pure di più del 40%. Dovete conoscere una persona molto bene per affidarvici. Deve essere una brava persona, deve essere di cuore. Non si deve approfittare di voi. E non vi chiede di sottostare a tutte le sue idee. Vi lascia liberi. Lascia libera la vostra immacolata concezione. Tutto questo discorso è per dirvi che la magia è una cosa bellissima, ma che a volte occorre anche combattere. Eh sì. A volte in magia occorre combattere senza cadere nell'illusione, nel trip che io sono il prescelto e combatto per il bene contro il male, perché lì siete proprio fuori. Quello che vince la situazione, perché non potete vincere niente, perché l'astrale negativo è molto più forte di voi, però una persona la potete proteggere. Se siete diversi e se qualcuno vi insegna come fare. Ricordate comunque, il pensiero è una materia sottile e agisce, ma agisce solo se c'è un'anima che la sostiene. Cioè, se voi veramente volete quello che chiedete con il pensiero, perché quello è il difficile. Quindi imparate a non mentire a voi stessi. Potete mentire a tutti gli altri, ma non a voi, perché lo pagate. Chi vuole intraprendere l'arte, perché è un'arte, della magia, deve essere disposto anche a combattere. Se ha paura di questo, meglio che lascia perdere. Se non desidera combattere, non c'è niente di male, non tutti siamo portati per questo. Però non devi intraprendere la strada della magia, perché se a un certo punto un vostro caro amico, parente, eccetera, o figlio, o fratello, o genitore, eccetera, sta soffrendo le pene dell'inferno perché subisce degli attacchi, e voi dovete mettervi davanti fra loro e gli attacchi, sapendo come fare, però dovete farlo. E qualcosa vi beccate pure voi. Ma dovete imparare a usare gli scudi. Ho detto pure troppo, e magari neanche tanto bene, ma questo si poteva fare. Un saluto a tutti.